Salvini, una visita qui in ATM. Partiamo prima di tutto per la sicurezza dei milanesi anche sui mezzi pubblici e per gli stessi lavoratori ATM. Cosa fare? Ad esempio usare i 3.000 uomini della polizia locale invece che per fare solo multe dalla mattina alla sera. Milano è la città più multata d'Italia. Tornare a farli viaggiare anche sui mezzi pubblici, metropolitana, in tram, sull'autobus, collaborare di più con la polizia di Stato e darsi una svegliata, perché sia gli operatori di ATM che i passeggeri sono esposti ogni giorno a ogni genere di violenza e aggressione. Non penso che sia degno di una società civile, di una città normale. Ma questione ATM invece, allora, vogliamo parlare anche di questa categoria? Questione ATM, al di là del servizio che è cresciuto, che però va migliorato ulteriormente dal punto di vista della sicurezza, soprattutto sia per gli operatori che per i passeggeri, c'è un contratto che scade l'anno prossimo che mette in discussione migliaia di posti di lavoro. ATM è un'eccellenza milanese, quindi farò e faremo di tutto perché siano questi lavoratori, sia questa società a continuare a gestire la rete di servizio pubblico su Milano. Non vorrei che ci fosse qualcuno che ha già strizzato l'occhio a qualche multinazionale, a qualche azienda che arriva dall'estero. Giusto, giusto. Grande, bravo, grande, grande.